Buongiorno ragazzi, e oggi senza la E, non c'entra niente. Fai tu che me, molto meglio. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Nella challenge di oggi mangeremo solo cose gialle per 24 ore. Sì. D'altronde nel titolo c'è scritto quello, quindi non è che possiamo fare un'altra roba. Ecco. Che brutta intro. La prossima volta le fa solo lei le intro. È brutta come te, amore. Il mio naso. Schifo, pieno di brufoli gialli, tra l'altro, perché se schiacciamo esce. Ma dai! Ragazzi, primo acquisto di questa challenge, un po' perché mi piace, devo dire la verità, però è molto giallo. Che ne dici, Mirko, ti sembra giallo? Sì, abbastanza. Colazione trovata. Ragazzi, abbiamo trovato la nostra colazione. Raga, io volevo quelli, okay. I sofficini, però Alice mi sta dicendo che sono rossi, quindi dobbiamo prendere per forza questi che sono gialli. Anche il contenuto questi è rossi, invece questo è giallo, c'è la patata dentro, guardate. Le patatine di una volta, indimenticabili. Vabbè, dai, raga, pigliamo questi. Devi sacrificarti. Mi piacciono di più gli altri, però. Sì, Mirko impazzisce per questi. La prossima challenge è tutto rosso, così mangio quelli. Così ti prendi quelli, vero? Un peperone. Un peperone giallo e poi prenderemo anche i pomodorini gialli per fare pasta, peperoni e pomodori. Madonna mia, raga, che roba. Sì, vai, inzicca dentro. Pomodorino, datterino giallo. Mamma, che buoni. Sì. E che fai, te ne privi? Ho trovato un melone che si chiama Gialletto. Come si chiama? Gialletto. Gialletto. Quindi lo prendo. Vai, vai, prendilo Gialletto. Ma secondo te esiste la challenge mangio solo cose lilla? Bellissima. Bello, Pane che è abbastanza giallo, vai, butta. C'è tipo una pizza. Spianata romana, tipo schiacciata romana. Eh? E questa è una pizzetta con le cipolle che accompagniamo il sughetto, lo mangiamo col sughetto. Vai. Ragazzi, purtroppo in questa ripresa abbiamo staccato il microfono. Hai staccato il microfono. No, sempre dalla colpa. Vedete, una cosa tutta muta dove noi spieghiamo che è praticamente tutto giallo. Vedete, c'è il frullato giallo. La banana giallo, la banana gialla. Gialla, esatto. I cuori di panna gialli, al limone. È giallo. Tutto giallo. Tutto giallo. La challenge è questa. Lì, è ovvio che è tutto giallo, mica possibile. Mamma mia, guarda qua. Io me lo ricordo ancora quel momento, è stato buonissimo. È più bello vederlo bello montato. Ma è proprio morbido, ragazzi. Voi non avete idea, comunque non è uno sponsor per una brioche, però non è che vuoi essere duro come mi piace, si vede comunque. Guarda come sono scioccata. Esatto, questo sono io che parlo e che assaggio dicendo "Buona". Madonna, che buono, ragazzi. È lo stesso colore della tua maglietta comunque. Esatto, alla salute. Alla salute della sua frappè alla banana che senza il quale non può vivere, Mirko. Ok, mamma, che buono. Cioè, tutto questo per dire che è tutto giallo, cioè. Esatto, tutto giallo. Esatto. Giallo, buonissimo. Esatto. Ragazzi, vi facciamo vedere la nostra camera. Non l'avete ancora vista? Sì, fa parte dell'home tour. Guardate che bella, è all'ultimo. Questo è l'ultimo modello, infatti. Dai, mi vergogno. È talmente bella che, come potete vedere, manca il letto e non ci sono gli armadi. Cioè, in realtà gli armadi ci sono, ma voi non li vedete perché vi ripeto. No, gli armadi sono proprio quelli. Così staremo. Esatto, l'ultimo grido, guardate che bella. L'ultimo grido perché quando la guardo faccio. Eccoci qua, ragazzi. Mirko vestito di giallo. Si accinge a lavare i pomodorini gialli e il peperone. Guarda quanto giallo c'è in questa ripresa. Voglio dire che questo video l'abbiamo fatto troppo in ritardo, perché il giallo, essendo il mio colore preferito, sarebbe dovuto essere il primo video. Abbiamo fatto il rosa, abbiamo fatto il marrone, abbiamo fatto il verde. Basta. Scrivete, come sempre, come dico sempre, nei commenti il colore della prossima challenge. Allora ragazzi, guardate che bello, guardate che benessere tutto questo giallo. Mettete un po' d'olio in una padella. Ovviamente l'olio è giallo, quindi si può fare. Anche se è un po' verde l'olio, no? No, non è giallo. Sì? Troppo ne tagli. Vabbè. Questo storto è un po' difficile, si fa così, no? Sì, in teoria si apre a metà, si tolgono i semi e poi... Questo video si è trasformato in una ricetta. Prendere un peperone, tagliarlo a metà, togliere tutti i semi. Sembri quello della Hemiflex. Siamo davvero orgogliosi di presentarvi una novità rivoluzionaria. Una volta pulito, tagliare a listarelle piccolissime. Prendere il peperone e metterlo nella padella piena d'olio. Ci starebbe anche un po' di cipolla, ma purtroppo la cipolla non è gialla, quindi non la possiamo mettere. Maledizione a queste challenge. Se no veniva una pasta spettacolare. Mettere un pizzico di zucchero, perché toglie l'acidità, anche se lo zucchero è bianco, ma voi non mi avete visto. Io non ho messo nessuno zucchero. Mentre i peperoni si scaldano, voi tagliate a metà questi pomodorini gialli. Poi prendere questo e mangiarlo. Grattugiare un po' di formaggio che è giallo ma è anche un po' bianco, quindi è gianco. Oppure biallo. Vabbè, è no, biallo, raga. Questo... quando lo gratti sembra bianco, guardate, sì, però in realtà è giallo. Giallo, sì. Quindi non rompete, è giallo, punto e basta. Sta decidendo un po' lui. Vi sembra bianco il formaggio?
A me no. Allora, quando si sono ristretti i peperoni, inserire i pomodorini gialli. Cioè, li sta tutti mettendo con la faccia verso il basso. Sì. Ma tutto a posto. Sì. Si deve fare così, sennò la ricetta non viene. Beh, io ci metterei un po' di curry, visto che è giallo. No, il curry è arancione. Ah, scusa. Vabbè, però è una sfumatura di giallo. Guarda, ci ho rimesso un po' di curry. Anzi, ci rimetto ancora un po'. Un po' di sale. Sì, è un po' di curry. Mettere un pizzico di sale, anche se è bianco. Ecco che fa fuoriuscire il liquido del pomodoro. E basta. Beh, ecco. Hai già barato due volte comunque. E coprite. Ma coprite così la gente non sa che hai messo il bianco. Ciao. Allora ragazzi, la pasta è cotta, come potete vedere. Aggiungiamo un pochettino di formaggio di grana e giriamo. Non so se si vede la spettacolarità di questa pasta. Oh, l'aspetto è buono. Vado. Solo le bucce a me non piacciono tanto del pomodoro, però. Non so se avete notato anche i piatti gialli e i bicchieri gialli. Ma noi le cose o le facciamo bene o non le facciamo, ragazzi. Le forchette non le avevo, ma i cucchiai le ho messi così. L'assaggio. Ma questo è aglio? Questo qua è aglio? No, non ho messo l'aglio, l'aglio okay. È bianco. Com'è il gusto? Piccante! Cos'hai messo? Sapete cos'è? Questo è il karma, perché ho messo il peperoncino è rosso e non dovevo metterlo. Karma attraverso di me. Mamma mia. Ma com'è il gusto? Spettacolare, ma è troppo piccante. L'assaggio. Com'è? Ah, picca. Buonissimo. Te l'ho detto che piccava. Il sapore è spettacolare. Non riesco a bucarlo. Ma perché adesso non ho messo le cannucce di carne? No, come lo buco? Con un po' di tipo pane, schiacciata pizza, romana. Schiacciata romana gialla. Io inzuppo nel sughettino. I suoi compagni di calcio gli avevano appena detto che era dimagrito. Allora ragazzi, siamo a cena e sto svuotando il melone. Alice sta svuotando il melone, come potete vedere. Io ho i sofficini pronti, ho anche l'uovo per dopo. Allora ragazzi, farò un uovo, ma soltanto la parte gialla. Anche se in teoria è rossa, no? È gialla, no? Vabbè, sì, la parte gialla, dai. Toglierò il bianco e lo metterò qui per fare domani una frittata o un qualcosa. Guardate, vedete, ho tolto tutto il bianco. Il rosso lo metterò qui con tutto questo olio, purtroppo. Ma diventa... Si spappola, pazienza. No, diventa secco. Vediamo. Ed ecco qui la nostra cena. Allora, raga, questi qui, teoricamente, non sono proprio gialli, sono arancioni. Però, no, è giallo questo. Dai, mi è giallo. L'uovo, guardate, ragazzi. È bello giallo. Peccato che Alice mi ha appena detto di aver finito la focaccia gialla. Poi c'è il melone giallo. E poi ci sono gli ultimi due estate gialli. Vai, accingiti all'assaggio, Alice. Mi accingo. E dimmi come sono stato a cucinare questi. Vabbè, tu friggi bene le cose, però. Va bene che ci sia bisogno dello chef Cannavacciuolo per friggere. Fritti alla perfezione? Che buone. Lo so. Vai. L'avrei lasciato ancora 2 minuti, sai? No. Raga, intanto ve lo ricordo. Scrivete il colore della prossima challenge. Mi raccomando, un colore strano, perché tutti avete detto giallo. Prendete un colore difficile, così noi ci impegneremo al massimo a trovare questo. Intanto stai tremando tantissimo, ti vedo, eh. Comunque ragazzi, ci vediamo dopo, io mangio. Ciao. Ragazzi, guardate se non sono da sposare. Ho messo tutto a posto, ho riordinato tutto. Allora, il video di oggi finisce qua. Penso di fare, come dico in ogni video di questo genere, penso di fare la cacca gialla stasera o domani. No, ho mangiato tutto giallo, per forza devo cagare giallo. Scrivete nei commenti, ripeto per la terza volta, il colore della prossima challenge. Se scegliete tipo il lilla, penso che non ci sia niente. Che fai? Ma cosa c'è di quel colore da mangiare? Una beata minchia! Vabbè, scegliete un colore difficile, ma non troppo, ragazzi, perché comunque deve essere anche replicabile. Leva quella manaccia davanti. Vi mando un grosso bacio. Alice è dietro la telecamera, giustamente. Ciao. Basta. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!
lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.